giovani della cordialità che ho ricevuto da tutti, dalle persone del comune, degli esponenti delle altre forze politiche. Mi presento oggi come consigliere comunale e portavoce del Movimento 5 Stelle. Anche a Milano, una delle città più importanti d'Italia, centro economico, ex capitale morale, il Movimento 5 Stelle si è affermato come una nuova realtà politica, costituita da cittadini attivi ed informati. E hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona per porre un freno allo sbando del sistema politico italiano, corroso dagli interessi personali e di lobby, inaccessibile se non attraverso il colore di un partito, e costituito di politici di professione, molto spesso scollegati dalla realtà in cui viviamo. Quello che stiamo cercando di realizzare è semplice: restituire le istituzioni ai cittadini, partendo proprio dal comune, rientrandovi senza partiti, senza alleanze, senza spartizioni e senza compromessi, ma soprattutto senza interessi personali ed economici. Tutto questo con un unico obiettivo: ottenere una politica ed una società basata sui valori della condivisione del sapere e delle decisioni, sull'utilizzo della rete internet come luogo di discussione e informazione e sulla partecipazione diretta e senza colore del cittadino alla vita politica. Ci troviamo in una città che ha subito gli effetti di un'amministrazione autoreferenziale, volta non a rappresentare i cittadini e le loro necessità, ma al contrario a mantenerli il più possibile separati dal processo decisionale, senza ascoltarli e senza coinvolgerli, imponendo dall'alto scelte che, oltre ad andare contro la volontà popolare, hanno reso questa città sempre meno vivibile, da tutti i punti di vista. In questo consiglio e in tutti i consigli di circoscrizione non saremo né all'opposizione e né alla maggioranza. Saremo presenti come cittadini liberi, liberi di sostenere di volta in volta i progetti quando questi faranno l'interesse dei cittadini, così come di dare battaglia quando non lo faranno. Il nostro compito sarà quello di impegnare la pubblica amministrazione a mettere il cittadino al centro della vita comunale. Il nostro compito sarà quello di informare, rendendo contenuti e procedure decisionali chiare e fruibili. Il nostro compito sarà quello di rendere gli spessi muri di questo palazzo trasparenti, così come tutto quello che vi avviene all'interno. Allo stesso modo, come oggi infatti è possibile seguire pubblicamente questa seduta via web in piazza, dovranno diventare pubblici anche tutti i luoghi dove realmente vengono prese le decisioni. Ed è proprio lì che ci impegneremo a far arrivare l'occhio e l'orecchio del cittadino. Sarebbe ottimo iniziare, per esempio, con la diretta streaming anche delle commissioni. Allo stesso tempo vogliamo che la politica viva soprattutto fuori dai palazzi, in ogni strada, in ogni piazza, nella rete, che non è solo il web, ma l'auto-organizzazione orizzontale che si crea quando si mettono tra loro in relazione le persone. Ci troviamo davanti a 5 anni di lavoro, 5 anni in cui Milano deve recuperare il tempo perso, in termini del trasporto pubblico e di infrastrutture pubbliche, in termini di qualità della vita, soprattutto nelle periferie e nell'aria, in termini di formazione, per tornare ad essere una città universitaria, e in termini metropolitani, per capire che la nostra realtà non si limita ai confini di questo comune. Siamo consapevoli di essere in una situazione critica a livello sociale, ambientale, viabilistico e soprattutto economico. Proprio in questa situazione vigileremo sulla nuova amministrazione come una forza civica ed autonoma, lontana dalle logiche di partito, ma vicina alla democrazia diretta, lontana da vecchie ideologie, ma vicina alla politica come servizio civile. Qui presenti per me.